Carissimi amici, bentrovati nell'angolo dei setup migliori che abbiamo a disposizione. In questo caso Mercury Progress 500, uno dei regolabili più modulabili con il suo setting sempre pronto e soprattutto con dei setup che vanno, possono essere configurabili sia dalla minima aggressività, quindi dolcezza, nonostante la sua pesantezza, piuttosto elevata e pronunciata, e anche spingersi oltre, sul grado 5 del suo settaggio per avere, una rasatura molto profonda dove sul set 5 il rasoio offre veramente una rasatura divertente, ma soprattutto profonda, dedicata chiaramente a tutti gli utenti che hanno una certa esperienza di rasatura dovuta a parecchi mesi di utilizzo. Ebbene, Mercury Progress 500 è uno dei regolabili moderni, direi praticamente di questo livello l'unico, che può offrire, a parte la bellezza di questo rasoio, bellezza a parte il nottolino che ripercorre la strada di Apollo, il vecchio Apollo, poi che è stato rifatto da Mercury con più o meno le stesse caratteristiche, offre appunto questa rasatura delicata ma anche molto profonda a seconda del settaggio. Quindi, per chi non si accontenta del solito magari Edwin Jagger come Closed Comb oppure il Fatip come Open Comb, e allora si rivolge a Mercury Progress perché ha praticamente tutti questi rasoi in uno solo, per cui si può avere la delicatezza di un Closed Comb, ma si può avere anche la profondità ed efficacia di un Open. Quando si spinge sul 5 il Progress, abbiamo in mano un bel Fatip, ma è piuttosto avanzato. Quindi Progress, diciamo che è uno di quei rasoi regolabili che offre all'utente veramente una modulabilità molto elevata, è molto versatile. Sono soldi spesi bene, secondo me. Io non abbandono Progress. L'utilizzo spesso e sono molto contento. Allora, Progress, Mercury Progress 500, spesso e volentieri l'ho affiancato con questa Paul Silver Stainless, una lama cruda, veramente rude, eh? Rude ma molto affilata questa Paul Silver. È una lama che non si trova facilmente ed è sicuramente di un prodotto di nicchia, perché sicuramente non la troviamo al supermercato, ma non la troviamo neanche molto spesso sugli shop internet. È difficile da trovare. Si è anche posta l'occasione di dire che venga ritirata dal mercato, però ancora si trova, quindi non è ufficiale magari la notizia che venga ritirata dal mercato, ancora si trova su qualche stock, non ho notizie di fermo di produzione, almeno notizie ufficiali, e comunque si trova ancora. Io mi sono fatto uno stock di questa lametta così piuttosto aristocratica, ma diciamo che
Più che altro riesce a essere dolce sui settaggi closed, diciamo chiusi più che closed, eh? Cioè non un closed combat, cioè chiusi perché si sta parlando di Progress 5.5, quindi su settaggi piuttosto minori sa essere dolce, ma dà una vera sferzata di potenza quando si passa oltre il set 4 di Mercury Progress 500. E allora lì la lama fa veramente vedere i muscoli. La Stainless è una lama che non ha subito dei trattamenti di, come si dice, di scorrevolezza, quindi è una lama piuttosto cruda, è una lama che taglia ciò che trova di fronte a sé, non si ferma davanti a nulla. Quindi la Stainless, in questo caso Paul Silver Stainless, è veramente di altissima potenza, è una lama eccezionale, lama eccezionale con questo rasoio di grossa elevata portata. Quindi Progress 500, grande potenza, crema da barba. Spesso e volentieri la crema da barba viene presa un po' sotto gamba. Ebbene, se siamo stanchi di utilizzare magari le Taylor o piuttosto delle DRRs, allora Simpson propone una crema, una linea di creme che in questo caso abbiamo utilizzato anche alcune volte in video, che io ripropongo questa crema lavanda vetiver che ha un profumo veramente spiccato. È veramente da respirare a pieni polmoni. Questa è una crema favolosa. Non è eccezionale come i pennelli Simpson, però Simpson, i pennelli Simpson, stiamo parlando di qualcosa di veramente elevato, però è una crema che è veramente profumata, ma in questo caso lavanda vetiver. Non sono tutte così, eh. C'è qualche profumazione che lascia un po' a desiderare, però in questo caso veramente il profumo è buonissimo. È buonissimo. E poi anche la crema in viso rimane sempre protettiva e il grado olfattivo è sempre presente. È una linea di creme di grande spessore, eh? E non costa tanto, non costa quanto i pennelli, però è un buon prodotto. È un buon prodotto che io ho inserito in questo setup perché mi ha lasciato particolarmente stupito alcune volte appunto con questo setup, che ripropongo perché è un setup che io ho utilizzato diverse volte, per quello che ve lo propongo. Pennello Omega 6736 35, scusate, e in questo caso è un tasso pure badger, quindi può darsi che non si abbia la stessa morbidezza di un tasso Super piuttosto che Silver Tip. Ebbene, questo pennello è molto morbido. È morbido e riesce a stendere la crema in modo uniforme. Non è precisissimo perché è piuttosto cicciotto il ciuffo. Quindi magari con il face lettering può dare anche qualche problema, però qui parliamo di un pure badger che
È difficile da trovare anche in commercio un Pure di questo livello, perché costa tanto, sì, però è una morbidezza che non è da Pure, è superiore, quindi è molto morbido innanzitutto, non ha la colorazione di un Super o di un Silvertip chiaramente, però innanzitutto il manico Barberpole che è stupendo. E poi si presta, è favorevole ai montaggi in ciotola e perché no anche nel face lettering. E il grado di portata di questo pennello è veramente alto, porta tanta crema, soprattutto con questa Simpson l'ho trovato piuttosto una crema corposa che mi proteggeva il viso dai passaggi di Mercure Progress e non ho avuto problemi assolutamente a portare via la barba dura di più giorni. Mi è piaciuto. Gli Omega sono dei pennelli piuttosto morbidi, sono tutti morbidi, a parte le setole, quelle in maiale tipo il 48, il 49. Qui parliamo di tassi di pennelli in tasso di Omega sono tutti morbidi. Diciamo che questo ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, sia per il manico che è stupendo, sia per la versatilità che è veramente elevata. Per chi non vuole spendere tanti soldi per il pennello Pure, scusate, Super, trova sicuramente conforto in questa versione Pure Badger, che è veramente ottima per il prezzo che costa, per la sua bellezza e per il suo utilizzo. Certo, si trova anche a molto meno, però il manico Barberpole gli conferisce veramente un aspetto bellissimo. E c'è anche in versione high brush, quindi in sintetico, che va utilizzato in una modalità diversa, però per chi si vuole avvicinare al tasso, questo Pure Badger è eccezionale. Diciamo che per concludere, la lozione dopo barba che ho utilizzato qualche volta in questa confezione 150 ml lato IA, questa lozione dopo barba iberica che ha una profumazione tipicamente di vecchia barberia, infatti me la ricordo. Sì, è veramente una lozione dopo barba di vecchia fattura. Scusate il mio silenzio, ma quando sento i profumi mi distraggono. E c'è poco da dire, è molto tradizionale questa la toia lozione da barba, che con questo setup ci sta benissimo. Bene, cari amici, il video termina qui e spero che questo setup vi sia piaciuto. E forse mi sono sbagliato un attimo con i codici del pennello, ma sono talmente tanti che è difficile ricordarseli tutti. E comunque un grosso saluto da Mauro e un abbraccio dal canale della rasatura del Neofita. A presto per un nuovo video. Ciao!